La nostra associazione, presente a Vimodrone fin dal 1982 e creata per la nostra passione per la montagna, ci porta anche a scoprire altre realtà, non necessariamente al di fuori del nostro paese. Una di queste realtà è la Sardegna. Da moltissimi anni la percorriamo in lungo e in largo per scoprirne le bellezze naturalistiche, la cultura, le tradizioni. Iniziamo con una piccola raccolta di immagini dei nostri molteplici viaggi in Sardegna. Sono altrettanto belle le escursioni che facciamo nelle città e luoghi dove scopriamo culture e realtà di questa terra. Antico spirito Nel parco sull'altopiano della Giara di Gesturi c'è una razza di cavallini endemici dove vivono allo stato brado.
se non è più casa mia, sento le tue melodie. È il più grande complesso nuragico della Sardegna, risalente tra il XIII e il XVI secolo a.C. Il sito è stato abitato fino al III secolo d.C. in piena età romana. Quando torna in domo tue, in sa cara de Madonna, vado un'ombra indecifrabile, un mistero indefinibile, tutto un mondo che non conosco dai seus de sos ogros tu. Tu no sei Maria, su silenzio casa tua, no este cuddo e mamma una, est una calma che mi assusta da, che mi fa che de più fragile. Un tormento che mi serra su sentimento in coro meu, tu non sei Maria, e su bene me ossigende, io mi perdo in sobrio. Un ubizzino canto timide si rifugia in so giocattolo, ma fa che male questo gioco su raggio che mi vato di otigheria. Thank you.
Le nostre escursioni alpinistiche in Sardegna ci portano ad ammirare luoghi stupendi con viste fantastiche su cale che si possono raggiungere solo a piedi o via mare. Che mi va to, ma fa che male, questo yoku, sura giro, che mi va to, de ottigheria. Alcuni viaggi li facciamo in bicicletta. Infatti, ogni anno scegliamo itinerari diversi, scoprendo nuove mete. Non disdegniamo nemmeno visite a città d'arte, seguendo a tema percorsi diversi per conoscerne ed ammirarne le bellezze storiche e artistiche. Però la nostra passione resta la montagna, una passione radicata in chi ama la natura e gli spazi liberi. È per questo che i nostri viaggi sono principalmente dedicati alle montagne.
Le montagne sono maestri muti e fanno discepoli silenziosi. Viaggio non inizia nel momento in cui partiamo, né finisce nel momento in cui raggiungiamo la meta. In realtà comincia molto prima e non finisce mai, dato che il nastro dei ricordi continua a scorrerci dentro anche dopo che ci siamo fermati.